Decine di migliaia di persone si sono riunite a Diyarbakir, principale città curda nel sud-est della Turchia, per celebrare il capodanno detto Nevroz. I festeggiamenti sono organizzati da diversi movimenti curdi e filocurdi, tra cui il partito HDP, presente in Parlamento. Il suo leader, Selahattin Demirtas, ha lanciato un nuovo appello per la ripresa dei negoziati di pace tra il governo di Ankara e il PKK, interrotti definitivamente la scorsa estate. Ci sono stati scontri e morti, non è una situazione normale, ha detto, ma dobbiamo insistere nella ricerca di una soluzione pacifica del conflitto per risolvere la questione curda. Quella di Diyarbakir è stata l'unica grande manifestazione autorizzata per il Nevroz in Turchia. I festeggiamenti nel resto del paese sono stati vietati per motivi di sicurezza. Oltre 160 le persone arrestate in tutto il paese.